Benvenuti su una nuova puntata di 9000 giri e elaborazioni. Allora, riprendiamo il discorso che avevamo lasciato in sospeso la volta precedente, in uno dei video precedenti, dove descrivevamo la Smart e tutte le varie opzioni sulle quali potevamo lavorare per migliorarla come motore, assetto e quant'altro. Oggi ci è capitata una Smart dal vivo, una 453, quindi riprendiamo il discorso che abbiamo fatto precedentemente, facciamo prima una breve recensione di che tipo di macchina abbiamo e poi vediamo nello specifico alcuni lavori, alcune migliorie che abbiamo fatto. Quindi, come dicevo prima, questa è una 453, quindi l'ultima versione della serie Smart, ancora per fortuna alimentata a benzina. Purtroppo nel prossimo futuro le Smart saranno solo esclusivamente elettriche, quindi quei pochi che ancora hanno la possibilità di utilizzare una Smart, diciamo motore termico, sicuramente se la godranno molto di più di quelli che la utilizzeranno come motore elettrico. Detto questo, questa è la versione Brabus, quindi la versione top di gamma. Una macchina da 109 cavalli, quindi rispetto alle versioni più piccoline è una macchina che ha già una trentina di cavalli in più rispetto a quella da 70, anzi più di 30 cavalli rispetto a quella da 70. È una versione particolare delle normali Smart. Diciamo che quello che la caratterizza sostanzialmente è la parte estetica, è un pochino più sportiva, un pochino più muscolosa, la parte di assetto e la parte meccanica. Quindi diciamo che il marchio Brabus ha cercato di ottimizzare, prima ancora di noi ovviamente, alcune caratteristiche di una macchina che comunque andava già bene, solo che una Smart, diciamo, base è una macchina che ha, diciamo, delle prestazioni prettamente cittadine. Una Smart Brabus, diciamo, oltre a un discorso estetico diverso, diciamo rivolta a clienti un pochino più sportivi. In questo caso quello che vediamo è la griglia anteriore diversa rispetto alle versioni normali, con il logo Brabus, dei cerchi dedicati con appunto pneumatici maggiorati rispetto alla versione di serie, lo scarico a doppia uscita con una bandella laterale o estrattore, che è questa parte, con i due terminali posti a due terzi. Nella parte interna alcune migliorie rispetto alla versione di serie: il tipo di rivestimenti in pelle rispetto a quello in tessuto, il logo Brabus sul levacambio e sul freno a mano. Diciamo che di grosse modifiche rispetto alla versione di serie non ce ne sono. Quello che è sostanzialmente il pezzo forte, diciamo, della Brabus rispetto alla versione di serie è il motore, perché appunto, come dicevo, è stato potenziato a livello elettronico di più di 30 cavalli, e soprattutto la cosa importante, una delle pecche della Smart è sempre stato il tempo di cambiate, cioè il cambio automatico, che comunque è stato migliorato rispetto alle versioni precedenti, la 450, la 451, che avevano dei tempi di cambiata veramente molto lunghi, ed era una delle pecche, delle lamentele che spesso i clienti facevano. In questo caso la 453, anche in versione base, comunque è stato cambiato la tipologia di cambio, il tempo di cambiata è migliorato, e sulla versione Brabus è stato ulteriormente fatto un lavoro di miglioramento, per cui il tempo di cambiata non è certo come un cambio sportivo BMW o Audi, ma comunque diciamo che ha tolto gran parte delle incertezze, gran parte dei problemi che le serie precedenti avevano. Io entrerei adesso nello specifico su quello che abbiamo fatto per migliorare un qualche cosa che già di per sé va bene, cioè una macchina come questa, anche senza ritocchi, è una macchina già molto particolare, molto personale per chi la guida e per chi la compra. Quello che ci ha chiesto il cliente principalmente è un lavoro sul motore, quindi la classica rimappatura della centralina che viene fatta via seriale, quindi viene scaricato un software
e modificato il software sulla centralina di serie. In questo caso l'incremento è di 16 cavalli e più o meno una trentina di Newton metri di coppia in più. Ovviamente su una macchina del genere non si può esagerare per due motivi: uno, perché il motore è molto piccolo, quindi conseguentemente la turbina è altrettanto piccola, non si possono dare incrementi di pressione oltre certi livelli, e due, perché la macchina comunque è molto compatta, quindi aumentare in maniera eccessiva le prestazioni può diventare addirittura pericoloso. Sulle prime versioni, le 450, che avevano un problema di altezza di baricentro e un assetto non propriamente azzeccato, il fatto di aumentare troppo la potenza in alcuni casi ha creato seri problemi ai clienti. Quindi da questo punto di vista l'incremento di 15-16 cavalli è più che centrato. Una macchina che comunque già di per sé arriva più o meno sui 185 km/h, quindi come modifica a livello elettronico direi che non ci sono problemi. Altra cosa che abbiamo fatto, sempre ovviamente tenendo conto che questa macchina esce con il vincolo dei due scarichi, abbiamo modificato il terminale, in questo caso sì, per avere qualche cosa di più a livello di prestazioni, ma anche per avere una sonorità un pochino più sportiva rispetto al terminale di serie. Ricordiamo che avendo la Smart il motore posteriore, la linea di scarico è molto corta, quindi nel momento in cui uno cambia il terminale, conseguentemente all'interno del terminale c'è il catalizzatore. In questo caso viene sostituito la parte, il silenziatore, e conseguentemente il catalizzatore, che in questo caso viene messo 200 celle per avere un passaggio di aria ottimizzato, che anche in quel caso costa di più perché solitamente si cambia solo il terminale, ma comunque ha una ragione tecnica e anche un risultato diverso rispetto a un normale terminale sportivo. Filtro dell'aria sportivo a pannello, e questo a livello di motore più o meno quello che ci è stato chiesto. In un secondo step probabilmente il cliente vorrà fare anche un lavoro sulla turbina. Abbiamo già spiegato diverse volte che tipo di lavoro noi facciamo, utilizzando sempre la turbina di serie. Possiamo o modificare solamente, sostituire e modificare principalmente le giranti di aspirazione e scarico, montando delle giranti fatte in maniera diversa da un punto di vista di conformazione, numero di pale e quantità di aria che viene immessa nella turbina, oppure fare un lavoro un pochino più completo andando a lavorare anche a tornire anche il carter di aspirazione, quindi in questo caso creare una volumetria sul carter di aspirazione e avere quindi conseguentemente un incremento di cavalli decisamente superiore rispetto alla turbina di serie. Comunque anche col primo step, la sola lavorazione della girante, volevo fare una specifica, anche con il primo step un incremento di cavalli lo si ha, al di là del fatto che la girante è molto più leggera, si ha molto meno inerzia, perché andando a lavorare la girante si va a tornire la parte centrale del perno, si riduce del materiale, quindi la paletta diventa, oltre che di forma diversa, anche più lunga, e questo genera una maggior quantità di aria che viene immessa nel carter di aspirazione. Quindi anche con lo step 1 comunque dei cavalli si guadagnano. La parte motore l'abbiamo descritta. L'altra parte dove il cliente ci ha fatto lavorare è sull'assetto, quindi purtroppo non avevamo la macchina prima, ve la facciamo vedere solo al lavoro finito. La macchina è più bassa come baricentro rispetto a come era quando ce l'ha portata. Abbiamo montato delle molle EBAC Pro Kit compatibili con gli ammortizzatori originali. In questo caso abbiamo abbassato circa 20 mm, 2 cm in sostanza, quello che è l'altezza dello spazio che passa tra la gomma e il passaruota, sia anteriormente che posteriormente. Diciamo che i 20 mm sono dati dal baricentro, quindi poi ovviamente le differenze tra l'asse anteriore e asse posteriore ovviamente cambiano a seconda di come era stato costruito l'assetto e l'altezza di origine. Altra cosa che abbiamo fatto, sempre a livello estetico ma anche a livello di assetto, abbiamo montato dei piattelli distanziali, si vedono qua attraverso la ruota, sono queste specie di anelli. In questo caso abbiamo preso una misura specifica con un calibro
in maniera tale da avere la misura della ruota il più possibile vicino al passaruota senza mai uscire. Quindi in questo caso su una Smart normale si possono montare addirittura dei piattelli da 16 mm, soprattutto sul posteriore. In questo caso non siamo andati oltre i 12 mm perché ovviamente avendo un cerchio e avendo un ET del cerchio, quello Brabus, è diverso da quello di serie, eravamo già diciamo più vicini al passaruota rispetto a una versione normale. Quindi come assetto adesso questa macchina dovrebbe essere più piantata a terra, quindi avendo più cavalli, avere anche una macchina il cui handling è migliorato sicuramente è un beneficio e un diciamo un giusto complemento al fatto di modificarla da un punto di vista motore. Ultima cosa che abbiamo fatto su richiesta del cliente, abbiamo applicato la pellicola dei vetri sulla parte posteriore, quindi i due vetrini piccolini e il lunotto posteriore. In questo caso, facendo la parte posteriore, questo tipo di lavoro è omologato perché io posso applicare una pellicola scura, anche total black, in questo caso una pellicola intermedia, ma comunque ci sono pellicole anche più scure. L'importante è che io, per avere l'omologazione, parta dal montante della portiera e faccia tutta la parte posteriore. In sostanza non posso toccare i due scendenti anteriori, ovviamente il parabrezza, ma questo è logico. In questo caso dotiamo il cliente di un certificato di omologazione in maniera tale che se per caso venisse fermato, con questo certificato dichiariamo che appunto la pellicola è una pellicola particolare, dà appunto l'omologazione e il cliente non ha problemi a livello di circolazione sulla strada. Direi che per il momento questo è tutto, speriamo che vi sia piaciuto come tipo di descrizione. Vi aspettiamo per il prossimo video, vi ricordiamo che per qualunque tipo di informazione ci potete contattare in sede allo 02 73 83 175, consultare il sito dove troverete tutte le schede, non solo dalla Smart, ma troverete quasi 3500 schede vettura su www.9000giri.it e cosa sempre consigliata e importante, cliccate sulla campanella per consentire al nostro canale di crescere e di stare sempre con voi. Alla prossima, grazie!